Speciale CAO nazionale. A Roma l'assemblea dei presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo odontoiatri. Convocati a Roma a pochi giorni dal risultato elettorale e in attesa dell'insediamento del nuovo Parlamento, i presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo odontoiatri di tutte le province hanno accolto numerosi l'invito del presidente della CAO nazionale Raffaele Iandolo e hanno dato vita nello scorso fine settimana ad un intenso dibattito sui temi di maggiore interesse e attualità per la professione odontoiatrica. Ad aprire i lavori dell'Assemblea e a portare il saluto della Fronceo il presidente Filippo Anelli, che nel suo intervento ha sottolineato l'importanza di una stretta collaborazione tra medici ed odontoiatri ed ha auspicato un pieno coinvolgimento ed un fattivo contributo degli odontoiatri nel processo di revisione del codice deontologico della professione medica che prenderà l'avvio nel convegno del 24 e 25 novembre a Roma. Nel fare gli auguri ai parlamentari, in questi giorni si dovranno insediare nel Parlamento, avevo richiamato la necessità di dare maggiore spessore e maggior peso proprio alle professioni. Io credo che siano le professioni che reggono e sono la spina dorsale di questo Paese. Quindi siamo una categoria che lavora, che studia, che fa del proprio lavoro, come dire, un impegno al punto di assumersi le responsabilità. Non siamo quelli che scaricano le responsabilità ad altri. Siamo quelli che, quando decidono, rispondono. Rispondono per le loro azioni. È la caratteristica delle professioni. Questo siamo. In un paese dove probabilmente l'etica in molti campi si è smarrita. Ma abbiamo deciso tutti insieme di vincolare quelle nostre competenze e l'esercizio professionale ad un'etica, che è l'etica deontologica, che abbiamo nel nostro giuramento. Ma quel giuramento, guardate, non è soltanto un fatto, come dire, di buonismo, ma rappresenta oggi una reale applicazione di quello che è la previsione costituzionale, perché siamo noi quelli che oggi garantiscono il diritto alla salute, perché non c'è dubbio che le due professioni insieme sono sinergiche e non c'è dubbio che le due professioni insieme raggiungono più obiettivi che se messi da sola. E io credo che questa sia la strada, no? E su questa strada invito a essere presenti il prossimo 24 e 25 di novembre al convegno che faremo sulla deontologia medica, perché sono sicuramente i valori che ci uniscono. Anche il presidente dell'ENPAM, Alberto Oliveti, ha evidenziato l'importanza dell'impegno professionale della categoria e ha assicurato il massimo supporto dell'ente previdenziale all'attività professionale e al lavoro degli odontoiatri. Il messaggio è quello di un ente di previdenza che vede negli odontoiatri una delle componenti più importanti, di massima attenzione alla loro attività professionale, quindi un'attenzione alla capacità poi di dimostrare la qualità professionale che li caratterizza, l'impatto con la tecnologia che non può sostituire il professionista ma lo deve amplificare e qualificare nelle sue potenzialità, l'esigenza di una efficace comunicazione e informazione al cittadino e la capacità di muoversi con attenzione all'interno del complesso di normative che attualmente il settore specifico sta affrontando, come quello dell'esercizio professionale in forma associativa, come quello della dimostrazione della qualificazione professionale. Io credo che in tutto questo l'ENPAM, che parte dal concetto che non può esistere una buona previdenza se non c'è un buon lavoro, l'ENPAM da questo punto di vista vuol fare la sua parte per cercare di supportare al meglio gli odontoiatri.
Piena collaborazione tra ordine professionale e sindacato è stata poi evidenziata dal presidente dell'Andi, Carlo Ghirlanda, che ha ricordato le tante battaglie condotte insieme alla CAO per assicurare agli odontoiatri le condizioni necessarie al regolare svolgimento della loro attività. La collaborazione fra l'ordine e il sindacato è strettissima. Le situazioni, le varie iniziative vengono lette da entrambi i piani, da quello che riguarda l'ordine, la deontologia, l'etica professionale, a quello che riguarda poi l'interesse specifico del professionista che si presta a questo tipo di attività. Insieme, ormai da anni, stiamo portando avanti tante battaglie, una fra tutte, quella che io considero una grande conquista per il nostro paese, non solo per quanto riguarda il nostro settore, è quello sulla regolamentazione della pubblicità sanitaria. Ma non sono solamente queste le battaglie che insieme stiamo affrontando. Quella prossima è quella che abbiamo già in qualche modo in corso, è quella sulla libertà di scelta del medico curante, dell'odontoiatra curante da parte del cittadino, così come una riforma della sanità integrativa che è necessaria per migliorare le risorse, l'uso di queste risorse che sono a disposizione, ma sicuramente la riforma dell'odontoiatria commerciale, in modo tale che ci sia una vigilanza più stretta a tutto favore del cittadino, della sua capacità di essere comunque attore e non passivo all'interno di quel rapporto che si instaura con quel tipo di servizi. Insomma, ci sono tantissimi progetti comuni che fanno sì che oggi in questo congresso, in questa assemblea dei presidenti CAO, in cui si parla del futuro della professione, il sindacato non poteva non essere presente, quindi io ringrazio l'intera CAO, il presidente Iandolo per aver invitato Andi come associazione e come sindacato di categoria maggiormente rappresentativo a questa riunione. Ricca di spunti e di sollecitazioni, la relazione del presidente della CAO nazionale, Raffaele Iandolo, che ha richiamato l'attenzione dei presidenti delle CAO provinciali sui temi di maggiore rilievo per la professione, da quello della laurea specialistica e dell'accesso alla professione al problema della pubblicità sanitaria, dalla questione delle società di capitali e tra professionisti al tema dell'autonomia dell'albo professionale. Su questi ed altri argomenti si è sviluppato un ampio dibattito al quale hanno portato il loro contributo numerosi presidenti delle CAO provinciali, oltre che il vicepresidente Brunello Pollifrone, il segretario Alessandro Nisio e altri dirigenti nazionali, da Elena Boscagin a Gianluigi D'Agostino e Andrea Senna. Abbiamo parlato all'interno dell'Assemblea della CAO nazionale di quattro argomenti importantissimi che sono stati legati alla relazione del Presidente. Primo argomento importante è quello chiaramente sull'informazione sanitaria. Abbiamo chiarito qual è l'informazione sanitaria corretta, quali sono i parametri di un'informazione sanitaria, di una pubblicità fatta in modo consono, e soprattutto ha chiarito i paletti di ciò che si può dire e ciò che non si può dire in una corretta informazione. Poi abbiamo affrontato un secondo problema, che è quello della formazione. Cosa vuol dire? Noi formiamo troppi dentisti, le regioni ci chiedono all'interno della formazione universitaria un numero non congruo secondo noi, perché 1.400 dentisti da formare ogni anno possono creare dei problemi legati non solo per la tutela della salute del cittadino, ma soprattutto legati al fatto che possiamo creare dei dentisti che poi diventano dentisti sottooccupati, considerando che la richiesta non riesce ad assorbire tutto il patrimonio formativo. Altra cosa importante di cui si è parlato è stata quella della laurea specialistica. La nostra professione, la nostra laurea in odontoiatria è già una laurea specialistica, quindi il Servizio Sanitario Nazionale non può richiedere, per inserire i nostri odontoiatri all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, un'ulteriore specializzazione. Ultimo argomento, non ultimo per l'importanza, è quello sui LEA.
Sui LEA abbiamo detto chiaramente che i LEA devono essere ampliati nel Servizio Sanitario Nazionale, nel senso che noi dobbiamo dare la possibilità alle persone di curarsi, anche se l'odontoiatria è molto costoso, di potersi curare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto poter accedere alla possibilità di curarsi i denti, nonostante i costi che tutti noi sappiamo sono esorbitanti. Tanti argomenti sul tavolo, in particolare ovviamente quello relativo alla formazione del nuovo governo, che sicuramente inciderà parecchio sul futuro della nostra professione, che in questo momento è in grosse difficoltà per tutta una serie di problematiche. Nella questa prima parte della mattinata noi abbiamo trattato gli argomenti legati alla laurea abilitante, al rapporto con le altre professioni, tipo anche quello con le igieniste. Abbiamo parlato e stiamo parlando adesso dell'informazione sanitaria e domani affronteremo il nodo più spinoso, che è quello proprio dell'autonomia della professione. Da tutti questi argomenti, e sono alcuni di quelli che parleremo, dalla politica vorremmo una risposta precisa e una collaborazione, perché la nostra professione in questo momento è in forte sofferenza per tutta una serie di problematiche, sia fiscali che anche organizzative. Pensiamo alle società, pensiamo comunque agli aspetti legati all'avvento, diciamo, del capitale nell'ambito delle nostre strutture, della nostra professione, per cui sicuramente il fronte è aperto, abbiamo bisogno di una risposta politica e di questo sicuramente affronteremo altri argomenti nel corso di questi due giorni. Ma i temi sono diversi. Direi che il tema più importante è quello dell'autonomia, che è un argomento che è stato proposto da alcuni presidenti della CAO nella scorsa assemblea con una mozione. Abbiamo ascoltato quali fossero le motivazioni della mozione, abbiamo deciso di valutare, di nominare una commissione con 5 presidenti, di cui nessuno della CAO nazionale, per non essere un condizionamento nell'espressione di questa commissione, e valuteremo quali sono le possibilità concesse dalla legge Lorenzin, quali parti della legge Lorenzin siano già in atto e quali richiedano invece dei regolamenti attuativi e l'approvazione dello statuto prima di diventare attive. Poi abbiamo cavalcato un pochino quella che è l'attualità, insomma abbiamo un momento di crisi energetica, abbiamo un momento in cui forse dobbiamo comunicare in modo diverso con i nostri pazienti per far comprendere le nostre difficoltà, e quindi abbiamo valutato quali potessero essere le vie migliori per raggiungere i nostri pazienti con la nostra comunicazione. Abbiamo poi valutato un'eventuale opportunità, che potrebbe essere quella del microcredito. È un momento in cui stiamo valutando questa convenzione che ci è stata proposta, valutiamo quanto sia effettivamente vantaggiosa per i nostri giovani colleghi, perché si rivolgerebbe a colleghi laureati e con partita IVA da non più di 5 anni. Quindi prima di dare un'opportunità dobbiamo renderci conto se effettivamente sia un'opportunità e non diventi invece un eventuale problema. Questi sono un pochino i temi che hanno caratterizzato i nostri incontri. La pubblicità, stiamo cercando di capire, di seguire quanto l'Europa ci appoggi in quelle che sono le nostre interpretazioni. Abbiamo dovuto, come si sa, modificare un pochino quelle che erano i commi riguardanti la pubblicità approvati nel 2018. Adesso cerchiamo di comprendere se l'Europa approva o se pensano ancora di condizionarci in qualche modo. In particolare ci siamo concentrati sull'informazione sanitaria, sulle nuove, anzi ormai acclarate, regole sull'informazione sanitaria a tutela della cittadinanza, il nuovo progetto Avvio alla professione per gli studenti del sesto anno, con le nuove slide, le nuove direttive e anche i nuovi assetti societari per le STP, per le società tra professionisti, che diventano ogni giorno nel panorama odontoiatrico sempre più importanti. Beh, uno dei punti all'ordine del giorno molto pregnanti di questa assemblea CAO è quella dell'autonomia del nostro albo professionale all'interno dell'ordine unico dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
noi abbiamo accolto molto favorevolmente già anni fa, quando ci fu un parere che arrivò dal Ministero che autorizzava a definire l'odontoiatra medico odontoiatra, medico dentista. Questo perché noi abbiamo un unico codice deontologico, deriviamo il nostro codice deontologico dal giuramento di Ippocrate che condividiamo con l'albo medici. Un'altra questione che ci riporta all'unità assolutamente è il fatto della rappresentatività. Noi dobbiamo adesso raffrontarci a un nuovo governo, verso il quale abbiamo molte aspettative di attenzione al mondo medico. Sicuramente l'unità con la componente medica dell'albo odontoiatri ci darà più forza per poter portare avanti le nostre istanze. Del tutto positivo in conclusione il bilancio della 2 giorni di lavori da parte del presidente Raffaele Iandolo, che ha rivolto un invito al nuovo Parlamento e al futuro governo perché si apra quanto prima un confronto costruttivo sulle proposte della CAO nazionale in merito alle tante problematiche emerse nel corso dell'assemblea. È stata una 2 giorni davvero interessante. Nel senso che abbiamo lavorato molto, ci siamo confrontati molto, devo dire gli interventi non sono riuscito a contarli, tanti sono stati gli interventi dei colleghi sulle questioni che abbiamo sollevato. Anche le questioni che abbiamo sollevato sono state numerose e evidenzio solo le principali, che sono quelle sulla informazione sanitaria, quelle sul valore della laurea specialistica e dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri per quanto riguarda l'odontoiatria e anche altre questioni come l'approccio per esempio nei confronti del governo che verrà oppure la valutazione che è stata richiesta da più parti e da più ordini provinciali su un aggiornamento per quanto riguarda le autorizzazioni che ad oggi sono regionali e quindi come tali sono molto differenziate su tutto il territorio nazionale. Insomma, ci aspettiamo che su questo, ma anche sulla questione delle società in odontoiatria e anche su altre questioni importanti come quelle dell'approccio diretto da parte del dentista in quei casi in cui ci sia una criticità nel rapporto tra medico e paziente, laddove ci siano cioè dei problemi deontologici, rivolgersi sempre e comunque all'ordine per la soluzione di questi problemi. Ci sono delle soluzioni che noi abbiamo proposto, ci sono delle soluzioni che abbiamo concordato insieme ai colleghi, c'è una questione anche che stiamo studiando ulteriormente e che approfondiremo attraverso un gruppo di studi specifico sull'autonomia dell'albo degli odontoiatri nell'ambito dell'ordine comune di medici e odontoiatri. Insomma, ci sono una serie di questioni anche in evoluzione che approfondiremo nei prossimi mesi e che saranno oggetto delle prossime assemblee. Ci rivedremo in particolare a dicembre a Bologna per continuare la discussione di questi giorni che sono stati davvero intensi da tutti i punti di vista.